Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo entrati nel Koopa Arena e ci hanno sbattuto qua sotto dopo che abbiamo sconfitto un alieno golosone. E adesso, molto molto probabilmente, si era bloccato tutto per un attimo, dobbiamo trovare il modo per risalire. Uno e due, ok, riusciamo ad ucciderli. Ora constatiamo invece se Baby Luigi fa il doppio dei danni, o meglio, il doppio, fa una percentuale maggiore di danno. Uno, due, no, mi sa che non conta quando sei con gli adulti. Mi sa che l'aumento di danno conta solamente se il danno lo fa direttamente il bambino. Mi sa che lo conta solamente se... cioè, sono loro che giocano e non come attacco secondario, diciamo. Diciamo che è un po' una rottura di balle, ma per il momento va bene così. Vediamo di qua se c'è già l'uscita. Ok, dovrebbe essere quella nel deserto, questa qui. Dovrebbe essere l'uscita che ci porta fuori. Esattamente. Oh, Mario! Che poi perché di questa scena bastava che lo facessi io? O meglio, forse te l'hanno fatta in automatica perché non sai mai, si butti di sotto e oh cacchio, ho distrutto il gioco perché adesso non posso più rientrare dentro il Koopadromo. E adesso, per quello te l'hanno fatto in automatico. Mica scemi, mica scemi, produttori. Vediamo se... ok, ci ho sperato in ucciderli direttamente, ma va bene, due turni ce la possiamo permettere. A chi attacca? Ok. Uno, ok, probabilmente gli basta proprio un tocchettino in più di danno e muoiono. E infatti, guarda un po', il loot che otteniamo è il trampolino. Quasi quasi, sai che ti dico? In questa zona io ci verrei anche più avanti. Vediamo se... peccato, i bimbi da soli no, però. Dicevo, ci verrei anche più avanti magari per farmare qualche trampolino extra quando avremo un po' più di baffi magari. Vediamo. No, non mi conviene. Uno e due. Poi magari adesso qualche altro fantasma riusciamo ad ucciderlo saltando. Mi ha rubato il fungo, bastardo. Dicevo, saltandogli in testa. Ecco qua, infatti. Ridammi il mio fungo, maledetto. Ecco fatto, così ci siamo risparmiati anche un turno. Ci siamo risparmiati un turno almeno. E due trampolini. Cosa vi ho detto? Non serviva comprarli. Let's go. La profondità, quella sconosciuta. Vediamo. Perfetto. Dai. Nah, ci ho sperato. Ecco fatto. Sapete che in realtà non vedo l'ora di giocare Bowser Inside Story. Sono un po' preoccupato. Sono un po' preoccupato per una questione, ovvero il gioco ha delle fasi in cui tu devi mettere il... devi mettere il... come si chiama? Lo schermo del DS in verticale. Sull'emulatore tu c'hai la possibilità di metterlo in verticale, ma ho paura di... cioè ho paura, non so come reagisce il gioco, o meglio l'emulatore su PC. Non so se sia meglio usare il mouse o usare la... come si chiama? La tavola grafica per quelle sezioni lì. Forse userò la tavoletta grafica. Ah, Baby Luigi è più veloce, Cacchio. 36 è un po' poco, Urca miseria.
Allora, questo. Ecco, fatto. E questa qui. Ah, ho preso... ho preso quella sbagliata. Genio. Va bene, va bene, va bene. Certo, sono problemi che si presenteranno... non saprei bene descrivere fra quanto. La gigatessera, che è quella che ci vendevano le talpe. Quindi, a prescindere da tutto, abbiamo fatto bene a non comprarla. Visto che, guarda un po', l'abbiamo appena ottenuta. E anche perché costava abbastanza. Quindi, bimbi, andate giù. Quanti episodi ho fatto l'altra volta per Superstar Saga? Mi sono dimenticato che qui non si passa. Ne abbiamo fatti 45, se non ricordo male. Qua che episodio siamo? Cacchio, non mi ricordo. Anche perché, visto che c'è stato Luca di mezzo, ho saltato qualche upload della serie. E già questa cosa mi urta, perché con Superstar Saga andavo tutto preciso. Nel senso, ho fatto 5 episodi a settimana. Quindi sono stati 5, 10, 15, 20 fino al 45. Era perfetto. Cioè, manco l'avessi voluto fare apposta. Qua invece ho dovuto saltare alcuni episodi, perché fra Luca di mezzo, io fra Luca e fra me, che non ho avuto tempo purtroppo né di registrare né di montarli, mi sono saltati alcuni upload. Quindi non ho più il 5-5-5-5. A meno che volessi fare il preciso di sto cazzo. Non so perché c'ho, ho avuto sta sensazione che potesse nascondersi qualcosa. Volessi fare il preciso di sto cazzo, potrei caricarli tipo, che ne so, in una settimana uno di meno, così arrivo a 15 per dire, e poi averlo di nuovo tutto perfetto. Ma sinceramente, sti cacchi, mi frega realmente poco. È una cosa solo mia che mi tengo dentro, che mi urta la sensibilità. Ma vabbè, ormai è andata così. Va bene così. Perfetto, due fantasmi mi piacciono, perché con un colpo ciascuno li uccidiamo. Ecco fatto. Bowser Inside Story comunque... allora, come ho già detto, per me a livello di ricordo, importanza, quello che volete, l'ho già fatta questa classifica e ve la ripeto. Quindi Superstar Saga, Bowser Inside Story, Partner in Time, dei tre principali, perché quelli del 3DS non mi sono rimasti particolarmente impressi. Bowser Inside Story ho meno esperienza rispetto a, appunto, Superstar Saga. Però comunque ci ho giocato abbastanza, mi è piaciuto. Ma come Partners in Time non ho una... con una preparazione, non ho un... una perfect run attuale come in Superstar Saga, appunto. Sbagliato. Superstar Saga l'abbiamo masterato in una maniera tremenda, che veramente alla fine non mi aspettavo neanche io. Il punto è che questo e appunto Bowser Inside Story li ho giocati rispettivamente molto meno. Quindi di conseguenza, a meno che non mi metta adesso a pensare come perfezionare, i bimbi sono saliti di livello, tutti quanti i personaggi, quindi in questo caso loro 4, nell'altro caso loro 3, trovare il punto dove farmare al massimo tutti i punti esperienza, o dove farmare il maggior numero di punti esperienza. Devo ancora un attimo studiarmelo sotto quel punto di vista, effettivamente. Allora, Mario Bimbo ha tutti i punti molto, molto sparsi, quindi se vogliamo potenziare qualcosa ne potenziamo una a caso, magari non la velocità, e vediamo come va. Minchia, che culo. Che culo, madonna mia. Baby Gigi invece, quanti punti puoi ottenere tu? Madonna mia, ma quanti punti vita ha? E niente, Baby Gigi, mi sa che quello che punteremo sui punti vita. Allora, è rimasto ancora qualcuno qui da uccidere oppure no? Mi sa tanto di no. C'è qualche X sul terreno che non ho visto.
Non mi sembra. Quindi azioniamo questo, vediamo che cosa si attiva. Ok, il percorso là sopra. Prima però, bimbi, andate a vedere cosa c'è qua dentro la grotticina. Ok, non mi aspettavo niente di che, ma almeno un nemico tipo la bomba di prima. Di sicuro me l'aspettavo. Vabbè, i pepe. Effettivamente i peperoncini sono fra gli strumenti che difficilmente ho usato. O meglio, da bambino li ho usati, però nelle run successive da adulto non mi è quasi mai capitato di dover pensare effettivamente forse un peperoncino me lo posso mangiare per potenziarmi. Era Peach? Mamma mia! Ah, è la Koopa. Ehi, ma che fate? Giù le mani, zoticoni! Mamma mia! Mamma mia! Appena in tempo, adesso liberatemi, presto! Isaac! Liberatemi prima che sia troppo tardi! Isaac! Questo qua proprio gliela sta facendo proprio me, gliela pesa tantissimo. Isaac, te faccio finta, Isaac, te faccio finta. Dai, siamo amici, è vero o no? Vi ho anche dato la dritta sull'ingresso segreto. Adesso è il vostro turno, se non mi aiutate voi, sono fritta. Isaac, te. E a differenza dello Yob, lui non disdegna aver mangiato un Koopa. Dobbiamo aiutare anche lei. Esatto. Già che aiutiamo la principessa a sto punto. Oh, ho sbagliato. Chissà cosa succedeva se... Allora, in teoria, come immagino avrete visto, i bambini in questa zona non ci sarebbero dovuti arrivare. Con un attimo magari di attenzione fra un salto e l'altro, potevamo arrivarci appunto dove Mario e Luigi sono passati a forma di palla. Non penso che una persona normale ci si sarebbe messa di testa ad arrivare qui saltando con i bambini uno per volta. Sapete che io però non sono una persona normale. Queste stronzate io potrei benissimo riattivare il salvataggio solo per vedere se succede qualcosa di diverso. Allora, oh, non ho fatto in tempo perché già sapevo che si stava muovendo. Sai cosa? Usiamo un trampolino, giusto per usarlo. Ecco, il trampolino è un po' più semplice di utilizzo rispetto al fiore clone. Succederà sicuramente che mi sbaglierò a una certa, ma finché non succede... Ecco, lo sapevo. Perché io in queste cose non sono purtroppo precisissimo. Nel senso, magari te li tengo d'occhio uno per uno, ma una certa poi sbaglio il tempismo di un tasto, perdo il tempo e perdo tutto, di conseguenza finisco che sbaglio. Poi magari se mi ci metto di testa totalmente posso anche riuscire ad arrivare a un centinaio di fila. Però mi ci devo mettere totalmente con la testa per riuscirci. Ho sbagliato? Come mai? Ho schiacciato il tasto per Baby Mario. Perché mi ha sbagliato il salto? Boh. Ok, pensavo mi arrivasse anche da dietro. Boh, vabbè. Io purtroppo quando iniziano a cambiarmi i tempismi delle cose, finisco sempre che sbaglio quelle cose. Cioè, perché magari alla fine succede che se mi metto un tempo e me lo cambiano all'improvviso, poi quel tempo lì non lo recupero più, o comunque devo rifarlo più di una volta per capire che a un certo punto magari cambia il tempismo e quindi di conseguenza io devo iniziare ad andare più veloce, devo andare a iniziare più lento. Poi, non so voi, ma a me succede una cosa simile anche con i giochi musicali. Ovvero, i livelli facili dei giochi musicali, quelli che devi andare a tempo con la musica, io non riesco a fare i livelli facili.
non riesco a fare i livelli facili perché magari io sento la musica, so che effettivamente un tasto dovrei premerlo in quell'esatto momento, ma magari la musica va più lenta, appaiono meno tasti e di conseguenza il mio cervello va in automatico e quindi magari sbaglio il tempo perché io so che sta per arrivare una nota, ma il gioco va molto più lento e io già l'ho cliccata. Faccio molta meno fatica con i livelli difficili piuttosto che con i livelli facili a volte. Vediamo quanto riusciamo ad arrivare. Secondo me è ancora sul 32-35. Più di quello non penso di riuscire a fare. Oh. Anche perché penso che a una certa sia proprio questione di tempistica che il gioco ha una soglia, ecco, veramente minima di attesa, arrivato sulla trentina e di conseguenza si chiude da solo. Per esempio, un gioco musicale che facevo bene in difficile era Love Live. Ci giocavo una volta sul tablet. E i livelli facili, madonna mia, facevo una fatica terribile a farli perché io pensavo che arrivassero molte più note magari e poi ne arrivavano molte di meno e di conseguenza mi destabilizzava il fatto di non averle nello stesso momento in cui io pensavo sarebbero arrivati. Vai. Dunque, girate la ruota e compariranno tre bersagli: una moneta, un fungo e un fiore. Spruzzateli con l'acqua e vincerete. Se colpite il simbolo uguale a quello che c'è sotto. Nel senso, dobbiamo aspettare che sotto e sopra ci appaiano entrambi i simboli? Questo mi stai dicendo? Oh, oi! Ma perché non ha sparato? Porca troia. Vabbè, aspettiamo qui. Uno! Ho dovuto anche velocizzare perché il gioco stava iniziando ad andare un filo più lento. Ok, fungo, fiore, fungo, fiore. Dai, dammi quelli giusti. Presa, perfetto. Adesso andranno velocissime e io perderò il tempo. Ok. Moneta. Ah, cacchio. E qua ho perso il tempismo io. Dai, dammi due simboli uguali. Ok. Perfetto. Doppi simboli. Beh dai, non è stato difficile, poteva essere peggio. Poteva essere il giochino dei ratti di Superstar Saga. Quello l'ho sempre detestato come minigioco, veramente. Non mi dai nessun premio per aver vinto? No? Peccato. Grazie. Almeno in Superstar Saga quando trovavi il talpone giallo ti regalava qualcosa. Va bene. Abbiamo quindi trovato il passaggio sia sopra che sotto. Quindi ecco fatto. Ora possiamo anche tornare indietro. O meglio, se vogliamo rientrare possiamo risalire da qui. 20 monete, si prosegue di sotto, vero? Dai. Ok, ci siamo quasi alla fine del nostro magico percorso. Qui non c'è nulla, niente X, proseguiamo. Se non ricordo male, qui dobbiamo farlo con Mario Luigi a forma di palla. Va bene così. Allora, usci? Forse non è stata un'ottima idea, potevo direttamente usare qualsiasi altra cosa, ma vabbè. Tanti gusci verdi tra un po' non li utilizzeremo più, quindi tanto vale sprecarli. Tanto vale sprecarli, almeno le bombe ce le leviamo già subito dalle scatole. 28 di danno, ok, mica male. Aia. Minchia, 35, hai capito Mario? Ecco fatto. E ci siamo anche beccati qualche punto extra perché abbiamo usato gli strumenti. Ok, 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 calmi tutti. Curiamoci un attimo. Perfetto. Stiamo per finire i funghi. Incredibile. Un tascategnaccio.
una moneta. Ecco qua. Allora, aspetta un secondo. Preso. Wow, mamma mia, quanto ci siamo sprecati, eh. Aia, ci siamo sprecati coi danni, eh. Ok, dovremmo riuscire ad ucciderlo. Perfetto. Avrei potuto ucciderlo con un altro guscio solo per prendere qualche punto extra, ma parliamo veramente del minimo sindacale di punti extra che si guadagnano. Una percentuale talmente bassa. Dove andate, figlioli? Se volete passare, dovete fare un gioco a tempo. Dovete colpire il blocco che apparirà sul touchscreen prima che scada il tempo. Se ci riuscirete, vi nominerò ufficialmente demoni delle caverne e vi farò passare. Ok. Allora, facciamo già Mario e Luigi palla. Così guadagniamo un attimo di tempo e non dobbiamo preoccuparci dopo. Ok. Ah, cavolo. A parte la la webcam che si è oscurata, però abbiamo preso il tempismo giusto. Oh, fermo. Ecco fatto. Vai, 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 vai. Uff, 2 secondi rimanenti. Non mi aspettavo la webcam che si oscurasse, però abbiamo superato il livello. Bravi, siete dei demoni delle caverne ora. Andate fuori da casa mia. Come? Cosa avete superato? Un gioco a tempo, eh? Vi devo nominare ufficialmente demoni di cosa? Accidenti, ma è imbarazzante. Sto diventando vecchio, inizio a perdere colpi. La memoria, mi dimentico tutto. Ah, la vecchiaia. Insomma, ci hai mentito, bastardo. Allora, andiamo a prendere quei 2 blocchi che ci sono qui. Ecco fatto, vediamo che cosa nascondono. 20 monete e una tessera M difesa. Vabbè, niente male. Sicuramente qua sotto avremo il blocco per richiamare i 2 bimbi. Vediamo, apparirà. Ovviamente appare. Bloop. Sai cosa, mi sa che devo controllare, ma non mi sembra di aver sbagliato. Ma forse abbiamo lasciato giù altri 2 blocchi. Eccoci qua. Allora, altri nemici sarcofagi. Vediamo, qua c'è una X. Avrei potuto prenderla dopo che i bambini fossero usciti dal tubo, ma vabbè, ormai. Nemico? Ovviamente nemico. Ma sai che io la tenterei, ma giusto per vedere. Non mi ricordo se succede qualcosa. Ok, non esplodono. Cioè, o meglio. Aia. Ok. È stata un'idea del cazzo. Dai, su. Uff. E Luigi si prende un po' più di esperienza, o no? È stata veramente un'idea del cazzo. Io mi ricordavo che si accendesse la miccia, ma non mi cioè, pensavo esplodessero. Che stronzo che sono, l'ho fatto morire Mario, adesso è indietro di livello. Bene, potrei far morire Luigi solo per recuperare, ma vabbè. Anche perché tanto non saranno mai più alla pari ora i livelli, quindi di conseguenza sti cazzi. 10 monete, vieni qua. Let's go. Va bene così, va bene così. Ho sbagliato io, mi merito la punizione che abbiamo ottenuto. Flip. Speravo di prenderlo, veramente, pensavo di aver saltato nel tempo giusto. Questo sapevo di aver sbagliato, ma il primo pensavo di averlo preso anche io. Però, no, vabbè. Volevo prendere l'altro che non l'avevamo colpito, almeno lo uccidevamo. Che se non ricordo male, poi, i fantasmi, questi qua che ti rubano gli oggetti, se, tipo, non li uccidi subito, loro poi se ne fuggono con l'oggetto, quindi di conseguenza l'oggetto che ti rubano, perso per sempre. Io mi ricordo che su questi qua, scavati, oh, no.
No. C'era la possibilità di trovare dei fagioli, però mi sa che mi sbaglio. Dai, su. Ah, speravo. Speravo mi facesse il giro della morte col razzetto come prima, per ucciderlo con un salto. Vabbè, non importa. Vediamo. Allora, scusami un secondo. Mario è poco più avanti di Luigi. Baby Mario è sotto di Baby Luigi di un centinaio di punti. Vabbè, oh. Chi se ne frega chi sale prima di livello. L'importante è che salgono poi tutti. Non voglio che nessuno sia under level rispetto a nessuno. E per fortuna rispetto a molti altri giochi, per esempio GDR. In questo gioco non può succedere, perché tanto, a meno che non combatti sempre con uno dei due morto, difficilmente arriverai con uno più avanti di livello di un altro. Certo, come ho detto, se fai sempre morire uno dei due, allora c'è quella possibilità, però è talmente bassa come possibilità che non può succedere. Livellano tutti allo stesso modo, magari centinaio di punti indietro rispetto a un altro, perché come è successo prima, magari uno muore per una stupidata, però di conseguenza poi livellano tutti quanti nella stessa maniera. Fagiolo, vieni qua. Allora, mi sembra di aver visto un'altra X qua, sbaglio? No. Ecco qua, nemico? No, moneta da 100. Grazie. Eccoci qua, allora. Vediamo, vediamo, vediamo. Nemici? Basta? No, c'è ancora un altro Kofagirus, stavo per dire. Uno e due. Kofagirus di Pokémon, che tra l'altro, come Pokémon non mi è mai dispiaciuto. Era un po' strano, diciamo, come Pokémon. Però è uno dei Pokémon di quinta generazione che non mi è mai dispiaciuto. Io l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre. Forse perché sono vecchio. Forse perché sono veramente vecchio ormai e chi mi sente dire ste cose penserà che sia vecchio. Però cazzo, io fino alla terza generazione i Pokémon mi piacevano tutti. Poi dalla quarta hanno iniziato un po' a calarmi, nel senso non mi piacevano più tutti quanti indiscriminatamente. Cioè, per esempio, anche nella terza c'è qualcuno che non mi piace, ma anche nella prima, come anche nella seconda, non sia mai che siano tutti belli, perché la prima generazione, best generazione Pokémon Eva. Ci sono anche nelle prime generazioni design scarni, non bisogna per forza dire che tutto della prima generazione è bello, come tutto della seconda generazione è bello, come tutto della terza generazione è bello. Ahia, anche in quelle generazioni ci sono state dei design scarni, per carità. Il punto è che dalla quarta in poi erano molti di più quelli che non mi piacevano rispetto a molti di quelli che mi piacevano, come nelle vecchie generazioni. Per esempio, come ha fatto a prendermi che io ero giù e lui era su? Vabbè, guarda. Per esempio, di quarta generazione, le evoluzioni supplementari, per esempio di Electabuzz, Magmar, e qual era l'altro, e Rhydon, sono belle. Ma anche Gallade è figo. Però ci sono anche dei design un po' così. Però già dalla quarta sono ancora accettabili. La quinta erano veramente non molti quelli che mi piacevano veramente tanto. La sesta, la settima, la ottava. È sempre stato un calando di quelli che mi piacevano di più rispetto a quelli che non mi piacessero. Anzi, il conto ho sbagliato. Erano molti di più quelli che non mi piacevano rispetto a quelli che mi piacevano molto. Per esempio, per dirvene uno che non mi piace di quarta generazione, sto guardando un attimo il Pokédex. Ambipom, per esempio, poteva essere, a mio parere, sviluppato un attimo meglio.
Kricketot non mi fa impazzire. Ma anche Glemmiao e Purugly non mi piacciono granché. Possiamo proseguire Mariluigi, scusatemi. Ok, un 4 di difesa, non è male. Luigi no, peccato. Salirà di livello al prossimo nemico. Che... eccolo qua subito. Togliamoci subito questo dalle scatole, perché tanto i tizi nel sarcofago non sono un problema. Quando volano così sono facili da evitare, o comunque facili da evitare, ricordatelo. Sono comunque facili quando sparano, evitarli. In ogni caso, niente di cui preoccuparsi e Gigi sale di livello. Yahoo! Allora Gigi, che cosa ti aumento? L'attacco? Bello! Bello il 5, mi piace. E ce n'era uno, ce n'era uno solo. Ho guardato piano piano, non ci speravo, puntavo più a un 4 che a un 5, però... sono piacevolmente sorpreso, anche io. Come sempre, liberiamoci prima del tizio timido. Madonna mia, 71. Stiamo aumentando i baffi, eh? Stiamo piano piano. Anche se... aia. Non ho fatto... qua è stata colpa mia, non ho fatto proprio in tempo. Come dicevo, anche se rispetto a Superstar Saga i baffi si nota che aumentano molto di meno. Molto di meno. Vediamo, chi colpisce? Luigi. No? Sì, ok. Forse devi vedere l'ombra, chi passa sopra quando fa il primo giro, quando fa così. Devi vedere dov'è che va la prima ombra. Allora, con Mariluigi dobbiamo salire di sopra, mi sa. Mi sa anche a me. Da dietro l'angolo, Stava camperando lo stronzo. Come dicevo, anche se... vorrei aumentarli i baffi, un po' per i colpi fortunati, un po' anche per gli sconti agli oggetti. Ok, va da Luigi, vero? No, non è come pensavo, quindi non so come attacca questo sarcofago. Dicevo, vorrei aumentare i baffi perché, se vi ricordate, in Superstar Saga i baffi li avevamo... aumentati mica male. E più avevamo anche lo strumento che ci raddoppiava i punti dei baffi quando l'abbiamo equipaggiato. Va bene che l'ho equipaggiato verso fine gioco, però porca miseria, avevamo probabilmente 200, cioè, non so come funzionasse la percentuale di moltiplicazione dei baffi in quel gioco, però probabilmente se era raddoppiata avevamo 200 di baffi, che è veramente tanto, 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 tanto. Tra l'altro, questa cosa di rallentare Mariluigi, cioè, quando facevamo questo per toccare subito i blocchi in Superstar Saga, era una cosa talmente veloce che io la spammavo. Ma è veramente tutto lento. Sto sbagliando io qualcosa? Ah, ma... oddio, dalla prospettiva ti giuro che non lo capivo. Ma c'è un muro qui. Cioè... io pensavo che era il proseguimento di questo. Invece è proprio un pilone fra questi due. Cioè, io pensavo che era uno spazio vuoto. E invece... la prospettiva... no. Mi ha fregato. 20. E un ultrafungo. Vabbè, niente di che. Eccoci qua. Proseguiamo. Dai che ci siamo. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Qua, all'interno delle tubature del Cupadrom. Allora. Che tra l'altro... in questo momento ho un attimo di vuoto, ma non mi ricordo quanto baffi hanno... i due adulti. Dovrei un attimo controllare. Non è altissimo, ma sicuramente è molto di più dei bambini. Per carità, quello è palese. Non è altissimo, però dobbiamo in qualche modo aumentarlo. Vediamo subito. No. Allora, 31 di baffi, 49 di baffi, 24 e 36. Minchia.
Baby Luigi ha più baffi di quanti ne abbia Mario. Comunque i bambini salgono all'incirca fra due battaglie. Due, tre battaglie. Vediamo quanti punti ci danno i prossimi nemici. Nemico? No, strano. Strano ma vero, mi aspettavo una bomba qua dentro. Eccoci qua. Vieni qui. Che i bambini devono salire di livello. Tre nemici, forse 200 circa di esperienza. Forse riusciamo a salire di livello. Vediamo. Ok, qua ho sbagliato. Non ho proprio contato il tempismo, perché volevo provare a vedere se già quando stava sopra riuscivo a capire che giro facesse. Uno e due. Non so perché ci ho sperato tantissimo che facesse il colpo fortunato, però vabbè. Oh. No, lo capisci solo una volta che arriva giù. Lo capisci solo quando arriva giù. 150 circa di punti esperienza, quindi tre nemici, 50 punti esperienza l'uno più o meno. Gusci verdi, wow. Vabbè, tanto tocca a te, Mario. 50 l'uno, quindi più o meno forse ci daranno 110 di esperienza, secondo me qua. Forse no, neanche 90. Forse ci daranno sulla novantina il centinaio di esperienza. Vediamolo subito. Quindi possiamo estrapolare quanto ci danno l'uno adesso. Vediamo. 90, preciso. Quindi secondo me il sarcofago ci dà 50 di esperienza e il tipo timido ce ne dà 50. Quindi prima non abbiamo preso 150 ma 140. Non ho visto perché è andato via subito velocemente il counter dei punti esperienza, però abbiamo risolto l'arcano. Nemico? Chiaramente. Ok, va bene. Giusto per prendere un filo di punti esperienza extra, dai. Tac, 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 perfetto. Tanto abbiamo già guadagnato altri due gusci verdi. Magari ci fosse il guscio blu. Chissà effettivamente in un gioco come questo, il guscio blu cosa potrebbe fare? Perché per esempio, vabbè, Mario Kart, sappiamo tutti che cosa fa il guscio blu. In New Super Mario Bros. Il guscio blu ti permette di trasformarti in un Koopa e arrotolarti, girare su te stesso e quindi colpire tutti i nemici. E infatti è salito Luigi prima di livello di Mario adesso. Però in un gioco come questo potresti tipo farlo come gli altri due, solo che prima che fai l'ultimo colpo esplode. Ci potrebbe stare. 6, bello, mi piace. Peccato per Mario, però vabbè, oh. L'importante è che la differenza di punti esperienza non sia talmente alta. È un centinaio di punti, vuol dire un nemico adesso, una battaglia neanche fra i prossimi 2-3 mondi. Anzi, neanche, vorrebbe dire proprio che magari con una battaglia, che ne so, manca a uno dei due pochissimi punti per salire di livello, per dire, però 100 punti sono veramente nulla e saliranno comunque tutti e due assieme piano piano. Speravo sinceramente che facesse il giro della morte per ucciderli. Tutti e due, guardali. L'hanno fatto apposta. Sapevano che se facevano il giro morivano. Questo invece, che non l'abbiamo neanche colpito. Ecco, infatti l'abbiamo evitato. Guarda un po' la fortuna. Uno e due. Bravo Mario. Guardalo. Aia. Sapeva che se faceva il giro sarebbe morto subito. E invece ha dovuto aspettare un turno per crepare. Bravo. Qualcuno sale di livello? A parte Baby Mario, che già sapevo. Pensavo più a uno dei due fratelli grandi. Difesa? Vedo un 5, quindi sì. Bello, cacchio. Che soddisfazione quando riesci a prendere i numeri alti. Mamma mia. Che soddisfazione. Allora, c'è ancora qualcuno? Mi sembra di no, quindi possiamo proseguire. Allora, vediamo.
Qui non c'è nulla. Vediamo i bimbi cosa vanno a fare di qua. Ah, ok, sì, ho capito. Mi ricordo questa zona. Fammi un attimo vedere prima. Ok, qua non ci arrivano. Qua serve la piattaforma. Non ci sono altri X sul terreno, quindi voi due andate a dare potenza a sto macinino. Ecco fatto. Wow. Wow, una moneta. Ok, mi serve la piattaforma. Dov'è l'altra? Ah, forse... Ok, qua ho sbagliato io perché dovevo far fermare i due adulti. Invece li ho fatti proseguire. Vediamo se riesco a farlo alla massima velocità, ma no. Perfetto. Ok, riproseguite qua. Ecco fatto, dai. Eccoci qua. Ultima moneta da prendere. Certo che wow, tre monete, vi siete proprio sprecati, eh. Vi siete proprio sprecati, qualcosina in più poteva anche mettercela. Ecco qua, uno e due. Venite, no, venite qui. Siamo a 5300 monete, il che... Anzi, 3400, ce ne manca una, permettimelo, Juego. Allora, mi sa che questa è proprio l'ultima zona... Lui era fermo lì. L'ultima zona proprio prima della boss fight. Infatti ti dicono prendi qualche oggettino. Come quando che ne so, in un Resident Evil prima della boss fight ti appare la stanza piena di munizioni e medikit e tu già sai, tu già sai cosa sta per succedere. Aia. E a lui niente. Ai. Perché ho sbagliato i tempismi con Mario questo giro? Uno. E due. Ecco fatto. Lo sapevo che l'avresti fatto, lo sapevo. Ci sono voluti solo 50 anni, ma finalmente ho capito. Finalmente ho capito come capire che giro fa. Sostanzialmente lui si gira o verso, cioè per voi è il contrario, verso l'interno così per girare verso Luigi o verso l'esterno per girare verso Mario. Ah, vabbè, per quello che serve, però almeno finalmente lo sappiamo. Allora, wow, che bello, una moneta. Qua c'erano i fiori. Mi sembra di aver visto una X. O sbaglio? Cosa facciamo? Dai, usiamo questo. Giusto per usarlo, perché... Perché se no... Non li usiamo mai, sti oggetti. Ecco fatto. Oh, ma non crepano, eh? Lo sapevo. Però... Ecco fatto. Almeno... Le abbiamo dimezzato la loro potenza. Uno e due. Ecco fatto, 120 di esperienza, un po' pochino però. I bimbi sono a 10.000 di punti esperienza e Mario e Luigi sono a 8.500, madonna, 8.008. Com'è possibile che hanno così tanti punti esperienza in avanti loro? Boh, vabbè. Vabbè che sono avanti di un livello, però un livello, cacchio. Non è chissà quanto, vabbè che 10.000 è magari proprio la differenza di... 2000 punti che ti fa un livello. Però continuiamo a dirlo, i bimbi a livello di danni sono... Sono veramente... Sono comunque inferiori a Mario e Luigi.
Mi sa che loro i fiori gli fanno proprio nulla. Sia questo sia quello di fuoco. Qua ho sbagliato totalmente io. È perché non ho idea di quando faccio lo sbuffetto o meno. Di conseguenza, finché non lo fa lo sbuffetto, tu non puoi sapere se sta per sparare lento o veloce. Non lo puoi sapere. Che stronzata. Ecco, infatti. Perché se spara veloce, già lo spara. Se spara lento, prima fa lo sbuffetto e poi ti spara. Minchia, due colpi fortunati, complimenti. E basta, abbiamo preso tutto? Direi di sì. Questa probabilmente è la stanzetta prima del boss. No, ce ne sono altre tre. Benissimo.